siamo al caseificio Tullia di Moglie, dove lavora il vice sindaco di Moglie. Guardate il disastro, ci sono 36.000 forme di formaggio, guardate, è andato giù tutto. Guardate qui le forme di formaggio che stanno prendendo la muffa, per cui c'è una corsa contro il tempo per recuperare il prodotto. Si parla di un 20-30% di prodotto che potrebbe andare distrutto, e quindi qui c'è anche una squadra di pompieri venuta dal Trentino che stanno aiutando a portare fuori. Quindi una corsa contro il tempo, perché questo è il reddito, no, di tantissime famiglie, e quindi è come salvare delle vite umane, perché qui salvi il lavoro e il futuro della gente. Guardate com'è la scossa. Come si dice in mantovano, la legnata che è arrivata, guardate là, il capannone che è stato sventrato. Quindi qui il capannone ha resistito, nelle fondamenta, però sono cadute a terra tutte le forme di formaggio che molto spesso vengono utilizzate come fideiussione bancaria, e quindi un doppio danno, per cui a volte il trasferimento significa anche salvare, no, queste fideiussioni, quindi il valore, no, delle forme di formaggio. E anche il valore, no, bancario. Guardate, vedete? Sono tutte piegate. Speriamo di riuscire a dare una mano, e quindi qui occorre veramente un intervento del governo e un intervento anche dei consumatori. Quindi l'appello è consumare in modo controllato il parmigiano reggiano e il grana padano, di cui Manto è la principale produttrice, e se avete dei dubbi di rivolgervi direttamente ai numeri verdi dei vari consorzi, grana padano e parmigiano reggiano.